E avevamo voglia di essere insieme questa mattina anche tra colori, perché abbiamo, allora ci sono io che sono azzurro, c'è l'ospite che non sentiremo, che è il signor Rosso, che è il marito della signora Celeste. Meglio di così non si poteva. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, siamo qui colorati perché i colori rappresentano il futuro E portano bene. e portano bene. Facciamo un bel mix per cominciare bene. Allora, appuntamento questa mattina, il nostro appuntamento con le quattro chiacchiere insieme al candidato sindaco, e oggi abbiamo il candidato sindaco che è Celeste Grossi. Allora, benvenuta a Radio Studio Vivo e a Ciaocomo. Siamo qua, saremo probabilmente anche in diretta su Facebook e anche sul canale YouTube di Ciaocomo, al Facebook di Radio Studio Vivo. Allora, Celeste, la nostra oretta nella quale dovremo fare quattro chiacchiere, soprattutto anche ascoltare qualche preferenza musicale che hai portato, che ha portato con noi questa mattina. Allora, iniziamo subito a dire come è partita questa avventura, dai. Ma questa avventura parte da lontano, perché in realtà il nostro laboratorio, che è diventato poi una lista di cittadinanza attiva, è impegnato da oltre un anno per creare le condizioni affinché la città del presente, che noi riteniamo abbia le nostre stesse idee e abbia i nostri stessi desideri, diventi una realtà prossima. E nel prossimo futuro. E quindi da lì nasce il tutto. Però mi pare che la politica in qualche modo faccia parte di Celeste da tantissimo tempo. E la politica fa parte del mio orizzonte dal 1968, perché io ho avuto il privilegio di avere 14 anni nel 68, e quindi diciamo che faccio politica ormai da quasi 50 anni. L'anno prossimo Ah, però. compierò 50 anni di politica attiva. La mia politica è sempre stata una politica di polis, di cittadinanza, solo dal 2012 mi sono iscritta a un partito, quindi ho sempre fatto politica, più pratiche sociali e pratiche politiche che non politica Quindi istituzionale. diciamo, abbiamo cominciato a 14 anni nelle superiori. Ho cominciato, avevo 14 anni, facevo il quarto ginnasio in una città di provincia in Calabria, a Catanzaro, e da quel momento la politica è rimasta la mia passione, perché il desiderio di cambiare il mondo, è un desiderio che non mi ha ancora abbandonata e spero che diventi un'utopia realizzata al più presto. Quindi affascinata da quei movimenti in quel periodo lì, insomma, c'era, no? C'era piuttosto di un bel po' di agitazione. E diceva Calabria, quindi partiamo da lì, nasce in Calabria, c'è delle No, io sono grosse. nata a Caserta in Campania, ma ho girato molte città nella mia vita da ragazza e da bambina, per il lavoro di mio padre, e questo ci ha portato in tantissimi posti, e poi infine, desiderosa di stabilizzarmi, nel 1978 sono venuta a vivere a Como, quindi ormai sono comasca da moltissimi anni. 1978. Bene, andiamo invece nel tempo indietro con un bel pezzo musicale. Il primo che ha scelto Celeste questa mattina, lo vuole annunciare lei? Ma il primo che ho scelto è La storia siamo noi, e La storia siamo noi di Francesco De Gregorio, che secondo me, ora ascolterete le parole, rappresenta perfettamente quello che noi, la prossima Como, pensiamo di noi stessi e del presente di questa città, dell'Italia e del mondo. Va bene, allora ascoltiamo una bella canzone. Siamo noi questa prata di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Allora, un inno al fare la storia da parte del popolo, no? Non fatta da altri, dai singoli, ma fatta da tutti quanti insieme, no? Questo più o meno è il È una messaggio, storia eh? collettiva ed è una storia del presente, perché Azzurro diceva partiamo da lontano, dalla storia siamo noi, ma i giovani di oggi, i giovani che come le persone che abbiamo intorno, ascoltano moltissimo i cantautori come De Gregori, ma anche come De André, anche come Guccini, Fiorella Mannoia, perché gli anni della Milano da bere secondo me sono finiti. La Milano da bere ce la siamo bevuta tutti, tutta. E adesso c'è un ritorno della politica e della politica attiva. E l'abbiamo visto anche pochi giorni fa al Spazio Gloria, dove per il 25 aprile sono venuti Modena City Ramblers e c'era tutto il
la platea di ragazzi giovanissimi che ballava e che conosceva tutte le parole delle canzoni. Ah, bello, bello. Ecco, ma i giovani, appunto, lei è professionalmente... Io in questo momento dirigo un giornale di politica scolastica che si chiama ECOL. Sono stata insegnante a lungo. Fino a quando? Fino al 1990. Sono stata insegnante di matematica e scienze. Ho visto generazioni di ragazzi passare, cioè, qua a scuola. A Como. Che scuola era? Una scuola media, a Tavernerio in particolare. Perfetto, allora magari qualcuno si ricorderà anche della sua professoressa di matematica. Ecco, quei giovani che ha avuto il piacere di avere in classe, in quell'esperienza, come li ha visti in quegli anni, che appunto erano la fine degli anni 80 ad avere l'inizio, praticamente li ha visti all'inizio, insomma, della nuova stagione del 90, com'erano? Ma intanto erano giovani inconsapevolmente desiderosi di una vita diversa e soprattutto desiderosi di protagonismo. Perché di solito i giovani vengono considerati come un transito verso il futuro e come cittadini che saranno cittadini negli anni prossimi. Invece io penso che i giovani sono cittadini del presente e sono veramente la nostra striscia di futuro. Bisogna dargli protagonismo ora, non quando diventeranno adulti. E di quelli che sono stati allievi oggi, che hanno insomma, un po' di anni in più, cioè li trova un incontro anche dal punto di vista dell'impegno nel sociale, nella politica? Ne ho ritrovati molti e tra l'altro ora con Facebook ne ho ritrovati moltissimi anche virtualmente e si ricordano dei nostri anni passati insieme e anche loro molto affettuosamente ricordano della mia passione. Io oltre che matematico ho insegnato anche scienze e quindi mi sono occupata moltissimo di ambiente, di educazione ambientale, di geografia politica e di economia e quindi più che la matematica ricordano forse la passione per queste scienze più facili da legare all'attualità e alla vita quotidiana. Benissimo, allora sicuramente un saluto anche a tutti gli ex studenti della professoressa di matematica e scienze Celeste Grossi, che stamattina abbiamo ospite nell'appuntamento del mercoledì con Radio Studio Vivo e con Ciao Come e con ovviamente il candidato sindaco. Allora, abbiamo un'altra bella canzone da ascoltare, abbiamo scelto una versione, spero che non le dispiaccia, con Alessandro Amoroso. Va bene lo stesso? Va bene lo stesso. C'è Fiorella Mannoia e Alessandro Amoroso, insieme cosa ci cantano? Ci cantano la seconda canzone che ho scelto, che ci porta veramente al presente, a una trasformazione strutturale della nostra società, si intitola In viaggio e parla del viaggio di una giovane donna africana verso le nostre terre, in cerca di futuro e speranza. Io non posso venire, sarà lungo. Eccoci con una bella versione di questa canzone che, dicevamo, era la versione di Fiorella Mannoia insieme a Alessandra Amoroso. Mi fa molto piacere che abbiate scelto questa e non quella che avevo invece pensato io con la sola Fiorella Mannoia, perché mi dà la possibilità di parlare di Fiorella Mannoia, che ha questa relazione speciale con le giovani donne che cerca di lanciare. Io faccio parte di un coro femminile che si chiama, come si chiama questo coro? Belle di Note, un po' autoironico. Belle di Note, dai, va bene. Belle di Note con una sola T, mi raccomando, diretto da Maria Teresa Lietti. È un coro che è nato nel 2004. Sì. Io faccio parte anche di una rete internazionale che si chiama Donne in Nero, che lotta contro le guerre, la violenza e la povertà. Siccome la nostra manifestazione è una manifestazione silenziosa, per un'ora in silenzio, che è una cosa molto faticosa e voi che fate la radio lo sapete che abbiamo questo continuo bisogno di riempire la nostra vita di suoni e a volte anche di rumori, questa manifestazione ci lasciava un po' affaticate e senza energie, allora abbiamo pensato che avevamo bisogno di un momento insieme per ricaricarci e quindi abbiamo deciso che oltre a manifestare silenziosamente avremmo messo in piedi un coro, bel coro.
di Dodde. Siamo oltre 20, un bellissimo gruppo. Siamo un coro di dilettanti, nel senso che cantiamo per diletto, infatti ci dilettiamo. È bello. Pezzi, musica? Ma soprattutto musica popolare, sia italiana che musica dal mondo. Bello. Prossimo appuntamento, quale sarà dopo questa allora elezione? Il prossimo appuntamento sarà forse anche durante questa campagna elettorale, perché le mie amiche naturalmente cercano di tenermi allegra, di incoraggiarmi con le loro voci differenti ma armoniche. Bene, allora, prossimo appuntamento magari lo diremo, quando sarà, così andremo ad applaudire anche il nostro candidato sindaco Celeste nella suo gruppo, nel suo coro, Belle di Notte, giusto? Sì. Ok, quindi salutiamo, visto che siamo anche in diretta, le ragazze che fanno parte di questo gruppo e ci farete sapere poi com'è andato, dove sarete, così almeno potremo anche ricordarlo. Allora, Celeste, c'è un altro motivo che aveva messo in scaletta, è un motivo, un classico, una canzone, insomma, bellissima, e ce l'offre John Lennon. Andiamo. Hey, Imagine. Bellissima quella di John Lennon che ha scelto Celeste nella scaletta di questa mattina. Che ispira, che cosa è legata? È sempre un motivo che rappresenta Celeste, un motivo legato a un momento. Vorrei rispondere praticamente leggendovi la seconda e la terza strofa, perché ovviamente John Lennon lo dice molto meglio di me. Immagina che non esistano frontiere, non è difficile da fare, nessuno per cui uccidere o morire e nessuna religione. Immagina tutta la gente vivere una vita in pace. Puoi darmi del sognatore, ma non sono il solo. Spero che un giorno tu ti unirai a noi e il mondo sarà unito. Bene, mi pare che queste parole siano più che sufficienti per motivare la scelta. La scelta di John Lennon, questa bellissima canzone che ci ha portato dritti dritti al break delle 10.30, poi torneremo ancora insieme con Celeste e altra musica fino alle ore 11. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Pare che il cambio sia protagonista, non lo dice mai. Direi com'è? Di sì. Quest'altra canzone scelta? Questa canzone è stata scelta sia perché la canta, oltre che Teresa Desio, che ci dà una grande energia, anche Mercedes Sosa. Ho preferito la versione di Teresa Desio perché in italiano mi interessava che le ascoltatrici e gli ascoltatori ascoltassero non solo la musica ma anche le parole. E il cambio è sicuramente protagonista anche della nostra avventura politica, la prossima Como, perché noi vorremmo che anche Como cambiasse. La volta scorsa, alle elezioni del 2012, il sindaco Lucini aveva scelto come motto Como cambia. Noi già allora gli avevamo detto: guarda Mario, che non basta che cambi verso, deve cambiare anche direzione. E questa volta vorremmo proprio che cambiasse direzione e che la prossima Como riuscisse insieme a tutte e tutti a cambiare il volto di questa città. Beh, questo è l'auspicio un po' che ci per tutti quanti, adesso al di là del colore politico, celeste, azzurro, rosso, nero, l'importante è che questa città possa cambiare. E ma possa cambiare nella direzione giusta. Ecco, parliamo di direzioni, prima mi ha detto una cosa celeste interessante. Allora, abbiamo, non so se considerarlo un santuomo, cosa mi dicevi, perché mi supporta e mi sopporta, ecco, il signor Rosso che è il marito. Da quanto tempo, celeste? Dunque, noi siamo insieme dal 1978, quindi ormai da moltissimo. Da prima dell'arrivo a Como, siamo venuti a vivere a Como insieme. Insieme, direttamente. È stata una scelta, anche lui è nato a Caserta come me, ci siamo conosciuti, inutile dirlo, in una riunione politica, durante una assemblea di un movimento di lavoratori per la scuola. Io ero attiva tanto quanto lui e avevo fatto un intervento appassionato anche allora per il cambiamento contro la precarietà, pensate quanti anni fa, e evidentemente questo mio discorso appassionato l'ha colpito. Innamorare. E da lì è cominciata la frequentazione, la storia, quindi l'arrivo poi a Como insieme. Ma una storia molto solida, insieme, già insieme, e
abbiamo anche molte passioni in comune, facciamo anche tipo cose differenti. Ecco, dai, parliamo di qualcosa di differente dalla politica. Cosa possiamo... Allora, parliamo dei viaggi sicuramente, ecco, che è una delle nostre grandissime passioni e uno dei motivi per cui la politica mi tiene un po' bloccata a Como. Mi impedisce di viaggiare, è uno dei pochi motivi per cui preferirei non farla, ma siamo riusciti comunque anche in questi ultimi tempi a fare tanti bei viaggi. Una delle nostre mete preferite, diciamo che la nostra seconda casa, è il Marocco. Insieme abbiamo scritto una guida alla natura del Marocco. Ancora adesso è l'unica guida alla natura del Marocco che esiste in italiano. Quindi si chiama, si titola proprio? Guida alla natura del Marocco. Okay. E una terra bellissima. Torniamo in Marocco almeno una volta all'anno, abbiamo in programma un viaggio che avremmo voluto fare ora a primavera, l'abbiamo rimandato in autunno per quindi il prossimo previsto è in Marocco ragioni. Ancora. Ma io spero che prima ce ne sia qualcuno ancora, ma comunque... Beh, allora, quale sarebbe la destinazione ambita dopo... La destinazione principale cos'è? Via Vittorio Emanuele? La destinazione principale è Via Vittorio Emanuele, ma... secondariamente? Appena riusciremo a raggiungere la destinazione di Via Vittorio Emanuele, prenderemo un momento di relax, di riposo e... Per andare? Ma direi per andare al mare, mi piacerebbe molto tornare in Bassa California, non so se riusciremo a tornare lì, bravo, ma... Bravo. Prossimo motivo. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kids... Mi pare di immaginare la motivazione di questa scelta, casualmente, non so, Ma prima di tutto l'ho scelta perché è una delle canzoni che canto insieme alle mie amiche, ecco, belle di notte. E il secondo motivo è perché l'ho appena cantata in Piazza Duomo il 5 maggio, sempre insieme alle Belle di Notte, con qualche inserzione del Caro Coro, che è un altro coro che ogni tanto canta insieme a noi, nella Giornata Internazionale per la Vita Indipendente, che è una giornata mondiale, una delle tante che l'ONU celebra, ormai queste celebrazioni sono diventate abbastanza quotidiane. Sì. Per noi non è la celebrazione importante, ma è tenere presente queste tematiche, in particolare quella della vita indipendente, tutti i giorni nella nostra vita. E nella nostra lista è candidata Ida Sala, che è una delle esponenti di Como dal Basso, che è attiva in città su questo, e abbiamo due persone che hanno, anzi tre persone che hanno difficoltà di mobilità, e questo in qualche modo ci ricorda che una città accessibile per loro è una città accessibile per tutti. In una città come questa, dove gli anziani e le anziane hanno superato il 25%, e quindi è un tema caldo e importante. Che tra un po' di tempo mi riguarderà molto, saranno beato te, me tra pochissimo tempo. Però il motivo vero per cui l'ho scelta e per cui è stata scelta anche dalle Belle di Notte è che è una canzone di lotta, ma è una canzone non violenta, che noi siamo molto radicali nel senso che andiamo nella profondità delle cose, che non rimaniamo in superficie, ma siamo non violente. L'altro motivo per cui l'ho scelta, a parte Joan Baez, che è ovviamente una maestra non solo dal punto di vista musicale, ma una maestra di politica, grazie a lei abbiamo avuto, grazie a lei, a Bob Dylan, anche un mutamento della mentalità negli Stati Uniti durante la guerra nel Vietnam. E poi l'ho scelta perché è stata la colonna sonora di un film bellissimo, Pride, che ci parla di una strana intreccio di lotte, la lotta della comunità gay e lesbica con i minatori delle miniere del Galles che Margaret Thatcher aveva licenziato. Quella lotta e anche questa strana unione ci fa capire che chi è messo fuori dal sistema e chi in qualche modo si sente escluso deve unirsi. Perfetto.
Ottimo, ottimo appuntamento quello del mattino oggi con Celeste Grossi che ci racconta un po' di sé, un po' della sua musica, della sua, però di sé volevo sapere qualcosa di più per quanto riguarda questa fortuna che avete avuto della passione che si è condivisa dal 1978 ad oggi. E quindi già si fa un passo avanti nella facilità di convivere, di stare insieme, ma è qualcosa invece che vi divide, non c'è niente? Qualcosa per cui bisogna sopportare anche Celeste? Celeste, quali sono i difetti principali? Dai, qualcosa ce lo deve dire, perché noi dobbiamo conoscere un po' di più anche Celeste Grossi come persona, come, non solo come candidato, come impegno civile, ma... Dunque, io sono una persona molto determinata e molto radicale, come dicevamo già prima, e questo probabilmente nella vita quotidiana risulta un po' ingombrante come personalità. E faccio tutti i miei sforzi per smussare questo aspetto e devo dire che con Giampaolo ci riesco, perché è una persona molto, a parte che molto legata a me affettivamente, certo, da tanti anni, siamo ancora molto innamorati, ma è anche una persona molto paziente. L'impazienza per me credo che sia uno dei difetti principali. Ecco. Però questa impazienza, questa determinazione, questa radicalità mi hanno fatto arrivare fino ad ora, certo, quindi senza demordere, nonostante le strade in salita, certo, sono difficili, ma si vede dall'impegno percorro attraverso l'associazionismo, tutte queste iniziative che quindi però vanno a influenzare moltissimo, no, il rapporto di coppia, quindi la fortuna anche ora di trovare una condivisione così profonda sicuramente non è da tutti. Beh, devo dire che Giampaolo mi ha sempre incoraggiata molto. Come sapete, le donne sono la maggioranza in questo mondo e sono la maggioranza anche a Como, ma il sistema che storicamente e culturalmente è venuto avanti fino ad oggi ha messo le donne sempre in una condizione di marginalizzazione. Però sono di più, questo è un discorso un po'... Insomma, e non so fino sono, a dove, ecco, perché voi siete di più e quindi dovete essere anche di più anche nel voto, potete sono fare anche, scelte diverse, no? Sono le stesse donne che a volte, imbevute di questa mentalità, trasmettono nell'educazione anche alle proprie figlie e ai propri figli questo atteggiamento di, non voglio dire sudditanza, ma comunque di certo, non... adeguato protagonismo. C'è la possibilità di scelta. In però, questo, per esempio, Giampaolo mi ha sempre molto incoraggiata, anzi mi invoglia ad andare avanti, mi ha sempre invogliata a mantenere i miei impegni, anche quelli nazionali, che anche quelli sono abbastanza gravosi, perché io sono sia nell'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, sia nel Consiglio Nazionale dell'ACI, per cui mi capita di andare a Roma frequentemente, anche due volte al mese, e lui mi ha sempre molto incoraggiato invece di tenermi a casa, con la sua generosità mi ha sempre detto vai. E ora che è in pensione spesso mi accompagna, e così questi viaggi diventano anche un po' più gradevoli. Ma me la vedo nel 68, 14 anni, alzare il pugno. E dunque sicuramente nel 68 era una rivoluzionaria e forse nemmeno tanto dolce, ma come dicono i Modena City Ramblers, servono nuove parole, e quindi come dicevamo prima, il cambiamento, tutto cambia, anche io sono profondamente cambiata. E mi rendo conto che ci vogliono nuove parole, che bisogna mantenere quella radicalità, bisogna mantenere le utopie che avevamo allora. Galeano dice che le utopie servono a camminare verso l'orizzonte, quindi noi continuiamo a camminare verso l'orizzonte. Ecco, questo cammino però, il cambiamento, no? Che giustamente ci fa Celeste, insomma, di anni ne sono passati, e direi da insegnante, poi da giornalista, poi in questi anni si è visto un cambiamento importantissimo dal punto di vista della comunicazione, no? E quindi i rapporti di Celeste oggi invece con questa nuova comunicazione, con tutto ciò che il web oggi mette a disposizione, con i giovani come lo utilizzano, visto che ha avuto anche questa importante esperienza con i giovani, ecco, come lo vive Celeste? E poi li utilizza, come li utilizza? Ovviamente, come tutti, utilizzo molto i nuovi sistemi di comunicazione, penso che abbiano una grande rilevanza nel mondo di oggi e che non si possa
pensare di escluderli dalla nostra vita, nemmeno dalla vita mia, che certo non sono nata con questa formalizzazione qui, non sono una nativa digitale, però li ho sempre usati. Ricordo che appunto insegnavo ancora e c'era una mia collega che diceva: ho visto soltanto due computer in vita mia, uno a casa tua e uno a casa di un mio collega, e quindi li ho usati da subito, anche perché dicevamo mi occupo anche di comunicazione come giornalista. Penso però che questi mezzi vadano usati con delle grandi capacità critiche. Non tutto quello che è sul web deve diventare verità, ci sono dei grandi pericoli. Ora si parla tanto delle fake news, anche noi in qualche modo a Como abbiamo cercato di accreditare le nostre immagini della prossima Como su tutti i muri della città, ed erano evidentemente delle immagini virtuali e non delle immagini fisiche, ma la nostra lista, la prossima Como, è una lista autofinanziata, per cui certo non abbiamo la possibilità di mettere i nostri manifesti sui tram o sui muri. Il web offre un grandissimo aiuto e noi cerchiamo di utilizzarlo nella maniera più giusta e più consona. Quindi magari non ci sarà il manifesto sotto casa, ma ci sarà il manifesto in casa. Il manifesto come se c'è il computer. Ci sono stati anche i manifesti sulle mura della città, ci sono i manifesti in via Milano, abbiamo tappezzato la città con questo evento che abbiamo creato, la Sinistra Manifesta, che potete vedere sul nostro sito, per cui magari qualcuno si incuriosirà e andrà anche a vedere quello. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento, ma l'ha detto che al suo posto non ci penserei due volte. Ma che bella canzone hai scelto, Celeste, anche qua, dai, A me Gazzè piace moltissimo, anche questa è una canzone che mi riporta la mia... al mio amore per Giampaolo e al suo amore per me, perché ogni tanto, quando abbiamo poco tempo, facciamo dei viaggi inseguendo dei concerti. Nel 2015 siamo riusciti in una settimana a sentire Max Gazzè a Pisa, Fiorella Mannoia a Matera e Carmen Consoli a Marina di Massa, quindi una passeggiatina. L'altro motivo per cui l'ho scelta è perché c'è una ricerca di spiritualità molto forte e di coerenza, e quindi una ricerca del trascendentale anche nella quotidianità, anche quando i poveretti hanno perso il senso vero. E su questa, per chiudere su questa spiritualità, che rapporto c'è con la spiritualità, con la religione, con questo mondo? Ma io di solito mi dicono che sono non credente, io invece credo in moltissime cose, e penso di averlo, come dire, dimostrato anche in questa piccolissima carrellata che ho fatto. Ho molte relazioni sia con i cattolici qui a Como, sia con la comunità valdese, perché mi sembra che anche da loro venga una ricerca di cambiamento del mondo e una forte spinta, la chiamerei anche intransigente, di lotta alla povertà e di lotta all'emarginazione. Sono dei valori molto condivisi da questo punto condivisi, per cui mi sento molto, molto vicina a queste, non tanto alle gerarchie, né tanto alla ritualità. No, diciamo per le gerarchie o quant'altro, che quelle sono fatte dagli uomini, come diciamo anche l'altro giorno, un altro appuntamento, ma dal punto di vista del messaggio, che il messaggio arrivi non solo come qualità di messaggio, ma anche che arrivi da qualcuno che insomma, diciamo è un po' che più importante di noi. Il messaggio evangelico è un messaggio molto forte, molto appassionato e molto radicale. E a proposito di spiritualità, il momento più intenso che ho vissuto come spiritualità l'ho vissuta sul Monte Nebo. Io frequento abbastanza la Palestina, perché appunto la rete internazionale di Donne in Nero è nata in Israele,
da donne israeliane, ebree, che si rifiutavano di sentirsi nemiche delle palestinesi sul Monte Nebo, io ho sentito molto forte che c'era una presenza, che qualcosa c'è. Beh, questo è importante. Ascolta, Celeste, non potevamo chiudere senza questo pezzo, almeno alcune note, ma ci mancava solo questo in tutta la scaletta, per cui non potevamo assolutamente mancare. Ultimo pezzo, alcune note e poi i saluti. Portami via, allora, oh bella dai. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Allora Celeste, mi pare di immaginare come mai questa canzone, non so, qualcosa mi dice che l'hai scelta per qualche motivo. Beh, sicuramente un grazie veramente sentito alle madri e ai padri costituenti e ai partigiani che hanno lottato per noi, si sono sacrificati. E un grazie va anche a mio padre, ragazzino partigiano, che mi ha insegnato il ripudio della guerra, la differenza tra lotta di liberazione e guerra, e che mi ha insegnato la non violenza, per cui un grazie anche a lui per quello che sono diventata e per il grande padre che è stato. Benissimo, benissimo questa chiusura. Allora, Celeste, grazie per essere stata con noi, grazie per la partecipazione all'appuntamento del mattino con le quattro chiacchiere che abbiamo fatto, cercando di essere un po' meno politici, visto che gli appuntamenti politici ne avrà tantissimi ancora, momenti per parlare anche di quelli che sono i programmi e quello che è ciò che si vorrà fare per le prossime votazioni, che ricordiamolo saranno... L'11 giugno. Allora, e vi invito a votare la prossima Como e a mettere una croce. Ecco, innanzitutto venite a votare, che certo, questo è importantissimo. E poi, giustamente, oggi Celeste, mi pareva, non poteva dire altrimenti. Grazie Celeste. Grazie veramente L'azzurro a voi. L'azzurro Celeste è il massimo, non si poteva chiudere meglio. Dai. Grazie veramente a voi di avermi consentito di parlare comunque di politica, perché questa è la bella politica che mi piace. Alla prossima Celeste, in bocca al lupo.